Raga, oh, non vedo niente. Non vedo più niente neanche io, ragazzi. Che succede? Ma niente, niente, eh? Oddio, c'è uno di quei cosi. Oddio mio! Lo ammazzo? Lo ammazzo? Sì, vai, ma fate attenzione, veloce. Ok, con la spada di Telekill non è che dobbiamo avere paura di niente. Però da dove è uscito? Sembrava tipo da qui. Non lo so, è comparso proprio nel mezzo della stanza. Mantenete la calma, non è successo niente. Non è successo niente. Ma mi ha dato subito a me 4 effetti negativi. Davvero? Meno male che non ti ha dato Wither o roba del genere e ci morivi. Dobbiamo fare qualcosa per questa casa. Non è più sicura. Primo tra i motivi è che sopra c'è una palla di lava e continua a colare. È un problema, ok? Che facciamo? La togliamo o cambiamo casa? Io te lo sto dicendo da non so quanto. Secondo che me sarebbe meglio lasciarla. Secondo me è il caso veramente di cambiare casa. Non ha più senso rimanere qua. Tanto non abbiamo niente di che. Piuttosto che dover togliere tutta quella lava là sopra, conviene davvero che cambiamo. Infatti, poi dobbiamo... tra la lava, la carne, questi tubi maledetti. Dobbiamo muoverci, però. Non possiamo rimanere in casa per altro tempo, anche perché non è per niente più un posto sicuro. Anche... attento. Lo so, ma non ci posso fare niente. Cioè, è talmente difficile riuscire ad uscire con tutta sta roba. Lava, la carne che cola da sopra. È un disastro. Ascolta, te mi stavi dicendo che avevi una cosa che mi dovevi dare. Sì, è vero, è vero. Questa cosa qui ce l'avevo dalla volta scorsa, ma me ne sono accorto soltanto adesso. Guarda. Cioè, dici che praticamente l'hanno droppata quelle teste? No, secondo me sì, perché non capisco altrimenti da dove viene. Si chiama occhio Eye of Old. Occhio vecchio vuol dire old, vuol dire vecchio, non so, della anziano. Vecchiaia, forse. Occhio dell'antico. Occhio della vecchiaia, potrebbe essere occhio della vecchiaia. Non so che cosa sia, non lo posso usare né mangiare. Però effettivamente potrebbe essere che l'ha droppato uno di quelle teste dell'intruso. Quelle teste, esatto. Potrebbe essere. Anche io ho trovato una cosa dentro il cratere, là dentro. Guarda. Okay. Che cosa hai trovato? Una staffa magica? Okay. Che cos'è? Non lo so. Hellfire. Hellfire sarebbe il fuoco verde che faceva il diavolo. Provala, puoi usarla. Non mi ricordo se tu c'eri quando abbiamo visto il diavolo. Però questa è una cosa bella, Anna. Cioè, l'hai trovata... Eh sì, vedi? È lo stesso fuoco che fa lui. Probabilmente è una cosa che si è generata da lui, che lo usava può anche lui. Spegnere con questa staffa. Ascolta, tienila tu, non è male. Ci può stare, potrebbe servire a qualcosa. Non lo so, adesso però sbrighiamoci. Cioè, l'hai trovata proprio dentro il cratere qua. Sì. Dentro la... ok. Dentro nel fondo. Ok, è interessante che ci sia qualcosa. Secondo me è il diavolo lì dentro, perché noi alla fine l'avevamo chiuso. Ma secondo me lui lì è ancora vivo. Lui c'è ancora dentro là il cratere sotto, sì. Beh, se scendi proprio nel fondo a volte si sente presente il suono, sì, che fa delle fuoco. Anime, certo, esatto. Sì, sì, sì. Ok, andiamo per ora. Non è tanto lontano l'SCP di oggi. Dobbiamo attraversare solo un pezzettino di foresta. Ci stiamo ancora lasciando indietro quel raggio che indicava un altro SCP. Però, sinceramente, tu raga, hai detto che non ne vuoi più avere niente a che fare. Cos'è stato? Oh! Cos'è quella? Cos'è stato? Cosa raga? È una statua. Ok, allora, questa statua funziona un po' come la statua 173, ok? Quindi se tu non la guardi ti viene addosso, Giorgio, hai capito? Ok, la sto guardando, la sto guardando. Perfetto. Allora io proporrei, evitiamo di ucciderla perché non sappiamo mica cosa succede dopo. Quindi magari se ne creano delle altre preferirei evitare. Quindi allontaniamoci uno alla volta, poi ci giriamo e continuiamo a guardare, va bene? Io va mi bene. Allontano, allontanatevi voi, vai, vai, va la bene. Sto guardando io. Veloci, mamma veloci, mia. Mamma mia. Veloci, 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 veloci. Ancora, andare sì, più. Sì, sì, sto andando, sto andando. Più lontani, più lontani, andate ancora. Perfetto, vado io adesso, In teoria non dovrebbe seguire. Seguirci? Non dovrebbe. Ci siamo allontanati parecchio. No, eh? Ci sta seguendo, mi okay, pare. Ok, andiamo, andiamo, no. Andiamo, andiamo. Non so da dove è venuta fuori anche questa, ma credo che questa foresta stia diventando sempre più pericolosa. Continuiamo ad andare, siamo quasi arrivati comunque, Non manca per niente molto. Facciamo non dobbiamo... in fretta, ho la sensazione che ci sta seguendo. Non ti preoccupare, non dovrebbe. Siamo andati talmente lontani che non può più vederci e non può più seguirci. Ho l'impressione che tutti questi SCP sono tutti SCP, anche la statua è un SCP. E ho l'impressione che stiano uscendo perché sta succedendo qualcosa sottoterra. O si stanno generando, tra l'altro, raga, io l'ho visto. Porca miseria. L'ho visto già prima questo, perché io sono venuto, come sempre, un cadavere. A vedere. È vero. No, il cadavere non l'avevo visto, avevo visto solo la traccia di sangue però. È decomposto, quindi è un cadavere vecchio. Seguitemi con le torce, mi raccomando, volete... Sì, dovete illuminare un po', te? Non so, non so. Questo qui probabilmente viene fuori dalla cella però, perché la traccia di sangue viene fuori da direttamente dalla qui. Dalla cella, infatti. Quindi potrebbe essere che uno che è scappato, magari era uno scienziato o un addetto del personale che è scappato da dentro la cella ed è andato a finire fino a lì. Scusami, morto. Ma chi l'ha ucciso? Non lo so, forse l'SCP. Quello che c'era dentro? Esatto, potrebbe essere. Ascoltate, è molto profonda questa, ma proprio tanto. E nel fondo c'è l'acido. L'acido, Giorgio, devi stare attento, sì? Devi uscire subito perché ti dà Wither, ok? Ok, quindi... cerco di non toccarlo. Ragazzi, allora, scusate un attimo, laggiù in fondo, la vedete quell'ombra nera? È un Ice in the Dark, vero? Sì, è un Ice in the Dark. Sì, sì, sì. Mamma pieno. Mia, per un attimo ho pensato fosse qualcos'altro. Andiamo, pronti? Scendo prima io, siamo. Vi dico se è ok, prima fatemi scendere, mi raccomando. Non muovetevi troppo, ok? Allora, okay, venite pure. Va bene? Mentre cadevo, non so se anche a voi fa la stessa cosa. Anche a me lo ha fatto, credo. Un attimo di ansia, giusto? Sì, sì, sì.
Sì, probabilmente si passa vicende. È quello che stavo dicendo prima. Secondo me stiamo distruggendo, cioè le nuove celle che noi facciamo generare esplorando nuove zone stanno distruggendo quelle vecchie. Esatto, e i vecchi SCP si trovano praticamente con i muri completamente sfondati e riescono ad uscire, ed è per quello che noi ci troviamo. Hanno questi effetti temporanei anche. No, ci troviamo mostri che ci attaccano costantemente per questo motivo, perché si liberano e non sanno più dove andare, perché giustamente quando noi passiamo sopra magari una cella distrutta, loro ci vedono, ci sentono e riescono ad uscire, perché ormai non c'è più, non ci sono più le mura contenitive. Potrebbe, no? Essere. Secondo me è così. La sì, cella è sicuramente qui, comunque. Così, questa zona non è per niente più sicura, già non lo era all'inizio, figuriamoci ora. Entriamo, questa zona è la peggiore perché un altro cadavere. Scienziato. Sì, sì, c'è uno scienziato morto. Questo qua è proprio morto di brutto, non ha neanche più, cioè, gli occhi chiusi, credo, o gli hanno Porca messo un miseria. Fazzoletto sugli morto occhi. Morto da un po' di tempo, direi. Beh, non è decomposto come quello di prima. L'SCP è il numero 1337. Che dall'immagine non si direbbe perché sembra una faccia umana, però in realtà è un fantasma. Dovrebbe essere il fantasma, se non mi ricordo male, di una ragazza che è morta, okay, in modo tragico. Ok, quindi praticamente in seguito alla sua morte tragica, come succede spesso, si è generato un fantasma. I fantasmi, in teoria, secondo le leggende, nascono quando qualcuno muore, non in pace. E non a riposo. E non a riposo, esatto. Ha qualcosa in sospeso, sì, per una morte di tragica. Di solito, esatto, di solito quello che ha in sospeso è magari una vendetta che deve compiere verso qualcuno. Da quella parte probabilmente si entra alla cella, perché ci sono tre tute che non avevo mai visto prima. Guardate, sono tipo... Apri? Arancioni e nere, sembrano tutte sono anti, particolari, eh? Antipericolo, sì, infatti, sono non belle so. Grosse. Sì, molto grosse. Quindi teoricamente da questa parte siamo... Ah, sulla testa! Sì, lo fanno, lo fanno, lo fanno, lo fanno. È tipo un riflesso della morte, o almeno questo è quello che spero. Qua c'è un sacco di roba, pizza, tipo dei fogli strani, delle card. Una key card, esatto. Anna, prendi tutto. Raccolgo tu, per favore. Tutto io. E noi due invece andiamo più in qua. Vieni, Giorgio, okay, saliamo, okay, le scale, non apriamo la porta, eh. La porta la lasciamo chiusa. Qua ci sono altre cose strane. Ci sono delle pozioni di instant... Oh mio Cos'è Dio! Stato? Cosa c'è? Non lo so, c'è sentito un rumore il fortissimo. Il fantasma, dici? Può essere. Può essere. L'hai sentito? Se ti avvicini si sente fortissimo. Sembra tipo un... Wow. È un lamento. Mamma mia. Un lamento, è ma forte. C'è anche una maschera strana. Ci sono... Allora, queste pozioni di instant damage io me le prendo, perché comunque possono sempre fare comodo. Poi, sai mai, è un fantasma, quindi potrebbe... Cioè, se tu prendi a spadate un fantasma, non gli non fai fa nulla. Niente, infatti. Quindi io il sospetto che ho è che magari serve qualcos'altro per ucciderlo. E può essere che le pozioni di instant damage siano state messe lì per quello. C'è anche una maschera antigas. L'ho presa io, te la do? No, no, tienitela pure tu, tienitela pure tu. Non essere comunque, così quelle insicura. Carte che abbiamo, giusto, perché quelle carte che abbiamo trovato prima sono carte dei tarocchi. Ok, però questo fatto che le cose rimangono nello scaffale, io cerco di prendere e non trovo più niente, mi fa strano, Cioè, la pizza chi l'ha presa? Sempre tu? L'ho presa io. Ok, va bene, te la puoi tenere. Le carte dei tarocchi, mi puoi dare quelle carte che hai trovato allora? Tieni, sono due. Okay. Ma cosa sarebbero, scusa? Non sono lo so, carte. È la prima volta che le troviamo. Si usano per leggere il futuro, tipo, però tecnicamente, cioè se io la uso su di voi, non... Cioè, non fa nulla? Si muove come se stesse usando. Però effettivamente, non so se magari vi sto leggendo la fortuna, tipo qualcosa del genere. Però non succede, io non vedo a niente. A noi non dice niente. E neanche non a me. Quindi in teoria forse vanno usate in un'altra maniera. O forse serve avere il set completo dei tarocchi, non lo so. Comunque hai fatto un rischio grosso usandole, perché magari potrebbe essere un SCP anche quello. Di solito lasciato c'è scritto in uno scaffale così. No, è impossibile. Ascoltate, apriamo qui e possiamo entrare. C'è una vetrina, quindi una tecnicamente teca. Si vede. Ma eccolo! Ma è Giorgio! È Giorgio, ma guardate! È Giorgio! Cioè, non è proprio! Vero. Non è Giorgio! Cioè, oddio, che cacchio sono? Non lo so! Non lo so cos'è stato! Però che ho visto. Era? Guardate la faccia! La faccia è tipo, ha gli occhi tipo diversi da Giorgio! Ha tipo una bocca tutta di denti aguzzi, un occhio Mamma giallo! Mia. È brutto! Sono cioè, io, ma non sono proprio non io! Non sei . Proprio tu! Però l'aspetto esterno sei tu, il cappuccio sei tu, il vestito, il maglione, scusami, i pantaloni. Ma cosa c'entra il mio fantasma qua? Allora, l'ultimo che sei morto, ora che ci penso, sei tu. Perché la volta scorsa. La volta scorsa sono morto solo io, è vero. E sei morto anche più di una volta, mi pare, contro le teste dell'intruso, no? Sei morto nel cratere e nelle anche teste nel cratere dell'intruso. A voglia, a voglia. E la morte contro lo Shagai, non dirmi che è stata più violenta, non è stata di così. Una morte estremamente violenta, cioè ti è saltato addosso, ti ha distrutto, quindi... Quindi dici che quello è il mio fantasma? Potrebbe essere il tuo fantasma, cioè a me sembra letteralmente il tuo fantasma. Però mi fa sta cosa con i cuori e non le capisco particelle. Che cosa cavolo sia. Non capisco. Allora, io mi ricordo che nel fascicolo questo qui praticamente diceva che una volta lui, in teoria doveva essere una lei, però fatto sta, aveva stabilito un legame con tutte le guardie che erano addette alla sorveglianza della sua cella. Fatto okay. sta, infatti, e ora sto collegando un'altra cosa. Venite con me, venite un po'. Seguiamo. Venite.
questo morto qua è uno scienziato, ed è lo scienziato che era addetto alla sorveglianza di questo SCP, che praticamente si chiamava dottor Lian, non mi ricordo. Comunque fatto sta che questo dottore è morto perché si è suicidato pensando che l'SCP fosse legato a lui, e che se lui avesse ucciso tutte le guardie e se stesso, l'SCP sarebbe scomparso. Oh, okay? Mamma mia, che cosa orribile. La cosa particolare è che per un po' ha funzionato anche questo suo piano, nel senso che dopo che lui ha sterminato le guardie e si è ucciso, l'SCP era stato decommissionato, cioè era sparito dall'esistenza, ma poi è tornato. Ok, quindi non lo so, non... Ma secondo te di questo l'aveva convinto il fantasma? Penso di sì. E infatti quello è in grado anche di manipolare, esatto, i pensieri di una persona. E quello scuoricinamento che ho visto io là sopra potrebbe essere che lui sta cercando di... del fantasma. Stabilire un legame con me. Allora ha proviamo fatto una cosa. La stessa cosa con lo scienziato, mi sa. Secondo me pure. Anna, vai sopra, vai alla finestra. Va invece bene. Io e te, Giorgio, proviamo ad entrare. Ok. Proviamo. Okay. Non so che cacchio succederà. La vedo abbastanza male. Mettiamo sicuramente una delle tute a testa, tanto ce ne sono tre. E la tuta si chiama Fire Eater, cioè mangiatore di fuoco, vuol dire, in teoria. Non ho idea di che cosa c'entra col fantasma. Forse e il fantasma. Ma cosa può servire poi, eh? Magari tipo il fantasma riesce a darti fuoco? Può essere? Potrebbe essere. Oddio, sarebbe assurdo. Però mi ha detto che quando ho indossato questa tuta, te l'ha detto anche a te, ci sentiamo. Sì, ci sentiamo appesantiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che è molto pesante. Cioè, effettivamente è una tuta grossa. Molto grossa. Non lo forse so, proviamo. È pesante proprio per proteggere dal fuoco, come hai detto sì, tu. Sì, è tipo una tuta dei pompieri. Proviamo ad entrare. Attento, qua siamo dentro, Okay. Ascolta, fammi un favore, cioè, abbi pazienza. Io c'ho un sacco di cose nell'inventario, non è che ti voglio male, però puoi provare a entrare prima tu di me. Entro prima io, va bene. Ok, vai, non andare però, rimani fermo sulla porta. Sto venendo qui. Giorgio, fermo. Ok, mi ha attaccato? Bene? Non ha fatto niente, l'ho solo guardato, Sì, l'ho visto, adesso è dall'altra parte della porta. Anna, tu ci devi dire che cosa vedi dalla sopra, però io ci da sei qua apposta. Sopra non vedo niente perché credo che sia completamente attaccato alla porta. E noi lo sentiamo, voglia se lo sentiamo, si sente lamentarsi di brutto. Mamma mia, quanto urla! Giorgio, ma quanto danno ti ha fatto con la... Allora, con mi ha tolto un cuore, quindi non è fortissimo, okay. Ma ho l'impressione che sia molto veloce. Ok, ora si è spostato, è andato di nuovo nell'angolo in fondo. Magari lui brucia con i colpi e noi, avendo la tuta da Fire Eater, non prendiamo danno da fuoco, sì, esatto. Essere. Provo ad entrare io, un attimo. Ok. No. Cioè, No, Giorgio, uscito, rientriamo, dobbiamo farlo rientrare. Sbrigati. Cosa gli... Non lo sto colpendo. Giorgio. Prova a uscire. Giorgio, non so cosa fare. Aprimi. Ti ho aperto. Spingilo. Non può uscire. No, non va. Non esce. L'ho tolto col... Ok, fermo. Non fare nulla. Non lo so. L'ho tolto. Fermo, per carità. Fermo. Ok. Allora, mi ha lasciato con due cuori. È stata una cosa... Oh, mamma mia. Poi era veloce, correva. E aveva una faccia orribile. Ma il fatto è che, allora, l'unico modo in cui io l'ho potuto colpire, con l'attacco normale della telekill, non funzionava. L'unica cosa ho potuto fare è l'attacco secondario della Broken Telekill, che come sappiamo rimuove dall'esistenza, ok? Non è Lion che ti uccide. Lion è stato completamente inutile. Perché? Perché? Perché è di nuovo là dentro. E che cavolo. Ma ok, cosa? Non aprire. No, non apro, rimango qui. E poi diversamente da tanti altri SCP che quando apri la porta non riescono a uscire, perché non so, forse c'è qualche misura di sicurezza, lui riesce a uscire lo stesso, tu l'apri e lui passa. Ma effettivamente è un fantasma, quindi può passare attraverso i muri. Beh, non questi muri però, sono fatti apposta per contenerlo, mannaggia, cioè non può passare attraverso questi muri, cavolo. Probabilmente perché lui è proprio a grandezza precisa d'uomo, quindi riesce a passare. Può essere, ascolta. Poi è spaventosamente veloce. Ed è brutto, cioè la faccia non è Giorgio, la faccia sembra tipo un, non lo so, è un mostro. C'ha un occhio grande, bianco, e l'altro occhio è tipo rimosso. C'ho paura, Giorgio, paura. C'ho paura. Perché? Non lo so. Che scendo? No, ferma, forse perché stavo per morirci prima, non lo so. Cioè avrebbe senso. È attaccato alla porta, proprio attaccatissimo. Se aprite ve lo trovate. Non possiamo neanche aprire, che facciamo? Io un'idea ce l'ho. Tu hai blocchi di cobblestone, Giorgio? Ne ho 15, bastano? Boh, secondo me sì. Ascolta, proviamo ad aprire, tu entri, gli dai. Allora, prima di tutto gli dai un pugno. Okay, no, non gli fai nulla se gli dai un pugno. Non gli fai niente. Ma è un problema, questo rischia di uscire, Ci sarebbe un'altra soluzione. Se venite da sopra e spaccate il vetro, potete stare già sopra in alto. Non e mi piace, non ci no, non voglio spaccare il vetro. Metti che questo riesce a uscire e volare, che è un fantasma. Lo so, hai ragione. Allora, tu hai capito tu cosa devi fare, no? Devo chiudermi in un angolo? No, ti devi fare un pillar, capito, sotto di te. Posso provare, ma è velocissimo. Prova, sei pronto?
Ok, vai, è davanti alla porta, Anna, dov'è? Vai. Ce l'ho fatta. Riprova, non sprecare tutta la cosa. Sto riprovando, Giorgio, non ti posso aiutare, eh? Ce l'ho fatta. Ok, perfetto. Sì, c'è. Allora, lui ce l'ha con te, Giorgio? Ti sta dietro? Sì, è attirato da me per ora, eh. Ok, allora, quindi se io apro, in teoria lui non dovrebbe, infatti lo vedo. Non sta facendo niente, ok. Sta fermo da te, fermati, non fare nulla. Non fare nulla, sono fermo. Ok, non fare nulla. Hai messo un sacco di cobblestone, però hai fatto bene. Allora, io sono a fianco a te. Sono a fianco a te. Sei stato bravo comunque, non era facile perché è molto veloce. Adesso io quello che mi aspetto. Non vedo niente. Anche a me. Molta cecità. Ragazzi, e lui è ancora sotto di Giorgio. Tranquilli, non vi muovete. Allora, prima di tutto, dobbiamo capire se c'è un modo di danneggiarlo. Se lui è stato una volta decommissionato, significa che in qualche maniera c'è il modo. Si può fare di nuovo. Giorgio, mi riesci a togliere il blocco che hai sotto? Cioè, non quello che hai sotto, quello sotto a quello che hai sotto. Ok, sì, sì. Perché così lo posso colpire. Ok, mamma mia. No, si è mosso. Lo vedo. È da te adesso. Lo vedo. Guarda, c'è. Oh, mamma mia. Lei di nuovo cecità. Sembra che schiva i proiettili. Ma neanche gliene frega tanto di schivarli, eh. Perché lui è qui sotto di me. Indietro. Sì, mi rimbalzano i colpi. Cioè, se io cerco di colpire lui, in realtà quasi quasi vengo colpito io. Col piccone non lo posso colpire. Non funziona niente di fisico, niente. Mi sa, eh. Se lo elimino dall'esistenza, come ho fatto prima, così, con l'attacco secondario, guarda, ricompare. Riappare lì, ok. Allora, io altre cose ho le pozioni di instant damage di prima, quelle che c'erano probabilmente fuori. È l'unica soluzione contro di lui. Proviamo, vediamo se gli fa danno. Dov'è lui? Ora è sotto di te, Giorgio. È qua sotto, sì, è qui. Ok, aspettiamo, fermo. Non fare nulla perché non voglio sbagliarla e non credo. Provo, tu non cadere, fermo, Va bene, non ti preoccupare. Attenzione. Ok? A me non mi pare che gli ha fatto. Non gli ha fatto niente. Non so se l'hai preso in realtà. Non sono sicuro neanche io. Quindi riprovo. Ne prendo un'altra e riprovo di nuovo. Se no, possiamo provare anche con quel fuoco di Anna. Ok? Ah, sì, la staffa. La staffa del fuoco, quella del diavolo. Provo di nuovo, Vai. Io l'ho colpito. Non vedo. Sì, l'hai preso stavolta. Non ha preso danno perché io non ho visto Anna, Io ero accecato, non ho visto niente. Tu hai visto sono se ha preso danno? Sono quasi sicura che l'hai preso. Però non è successo niente. Riprovo di nuovo. No. Oh, Dio mio, Giorgio! Hai preso me! Scappa! Scappa! No, non uscire! Fatti un altro pillar, ce l'hai? No, non c'è. Non è abbastanza. Muoio, sto morendo. Sto morendo, Giorgio. Mannaggia! Niente, sono morto. Devi ritornare. Io mi stavo buttando. Mi ero buttato e te l'ho tolto dall'esistenza. Adesso devo uscire velocemente prima che ritorni. Esci veloce, ritornato. Sono uscito. Giorgio, ascoltami. Devi ritornare, ok? Devi ritornare. Ci sto provando. Io ho anche paura. Però sono fuori, sono tranquillo io, non sto è successo niente. Lion. Se avessi avuto paura mentre ero ancora dentro sarebbe stata la fine perché non riuscivo a uscire e mi avrebbe massacrato. L'unica cosa che io posso fare è toglierlo con questa ma riappare quasi subito, cioè proprio sì, due infatti. Secondi. Giorgio, ti ricordi la strada? Era vicino. Sì, più o meno sì, sto arrivando. Stai attento all'angelo, perché dovrebbe essere ancora lì. Prendo un'altra strada, lo evito. Evitalo, cerca di aggirarlo, ok. Anna, Lion, ti do la staffa? Sì, dobbiamo provare. A questo punto facciamo però come hai detto te perché rientrare così da solo è terribile. No, entriamo è da sopra. Entriamo da sopra, vieni. Passiamo da sopra e... Tu aspetta Giorgio alla porta qui. Quando torna gliela riapri. E io invece vado sopra e vedo un po' che cosa posso fare. Cerco di aspettarvi comunque. Che ci sono io. Ok, lui da qui non può sicuramente uscire. Giorgio si dovrebbe riprendere le sue cose. E io sì, ti posso aiutare a riprenderti le tue cose prima. Allora facciamo cosa così. Cosa che faccio? Apro la porta giù per Giorgio? Tu vai sotto e stai pronta ad aprire. Ma non aprire, ok? Va bene. Giorgio, tu dove vai? Devi venire con me, cosa fai? Ok, sto salendo, scusa. Vieni qui, non capisci nulla a volte, vieni con me. Allora, io apro la porta così, il vetro, okay. Tanto questo si dovrebbe poter rimettere, sì. Adesso, ci buttiamo entrambi, io te lo uccido, ok? E tu ti riprendi le cose, ok? Va bene, semplice. Uccido poi, insomma, quel che posso fare. Ok, vai, riprendi tutto, riprendi. Anna, apri. Piedini, vai. Giorgio, non lascia. Porca miseria, ti venissero a prendere, guarda. Hai fatto il danno. Perché fai così? Perché? Adesso io ti ammazzo. Perché hai voluto? Perché hai voluto riprendere i piedi? I piedi. Hai detto di prendere non tutto. È neanche roba tua, non è roba tua. Scusami, buoni, calmi. Oh, guarda, certe volte veramente però, che cavolo. Pensavo di avere il tempo, scusami. Sì, certo, perché c'è il tempo, vero? Quello lì è un assatanato, ti vuole distruggere. Tu cosa pensi? Che c'è il tempo? Ma guarda, a volte guarda veramente. Proviamo con questa staffa, vediamo se funziona qualcosa, perché io guarda, inizio ad avere. Sì. Sta funzionando. Sta prendendo danno. Senti il verso che fa? Lo sentite? Sì, che lo sento. E forse è per questo che ci sono queste armature qua dentro. Guarda, non lo so. Sì, effettivamente ha senso che lui prenda danno. Perché lui si dà modo a incendiare tutta la cella. Magari non per forza il fuoco della staffa. Magari qualsiasi fuoco va bene. Esatto. Magari, cioè, alla fine quello lì è un fuoco. Fa solo più danno. In teoria non si spegne mai. Però è un fuoco infernale. È morto, Però
essendo dici morto così. Dici che ricompare? Allora, in teoria penso di sì. Forse ci mette più tempo. Il problema probabile è che non so se ha dato qualcosa. Cioè, non so se tipo gli è caduto qualche oggetto, se ha droppato qualcosa, insomma. Perché c'erano le... È ricomparso. Niente, torna. Raga, cioè, non c'è modo di toglierlo di mezzo. Cioè, io lo posso come bruciare, fa... ma... Ci sarebbe una soluzione, in realtà. In teoria, andando nel fuoco, lui prende fuoco per un po'. E poi glielo spegniamo. Quando sta per morire, si spegne tutto, esatto. Ok, posso provare a spegnergli il fuoco quando lui sta lì lì, Vediamo, ma... La vedo male, perché ogni tanto mi acceca pure. Poi non so quanto sta per morire io. Cosa è quello il punto. Però, cioè, anche a vederlo, proprio cercando di vedere, in teoria dovrebbe vedersi per un attimo se gli cade qualcosa. A me mi pare che non gli cade nulla, raga. Cioè, non esce niente da lui. Non vorrei che morendo per le fiamme si distrugge tutto, ma non prima si distru- ancora no, che cada. No, no, si dovrebbe vedere. Secondo me si dovrebbe vedere. Secondo gli me non dà nulla. Si dovrebbero vedere. Io mi aspettavo di trovare magari qualcosa di Giorgio. Ascolta, questi vestiti ce li possiamo anche togliere, perché tanto non servono a nulla. Quello che hai tu lo rimetti a posto, e invece quello che ho io me lo porto, perché uno magari va bene, ci può sempre fare comodo. Fa sempre comodo. Adesso, cos'altro? Secondo me abbiamo visto tutto quello che potevamo vedere. È un fantasma, è impossibile da colpire. L'unico modo per danneggiarlo è col fuoco. Però a quanto pare poi rinasce lo stesso. Credo perché comunque crea un legame con le persone. Secondo me lui esatto. ha creato un legame con me. Ed erano i cuoricini all'inizio. E in seguito a quel legame lui non può più sparire finché io rimango nella cella. Quindi l'unica soluzione finché non muori. Esatto, l'unica soluzione è come ha fatto il dottore poverino qua, uccidersi. Oppure forse andare via dalla cella. Magari funziona anche così. Quindi io direi proviamo ad andarcene e speriamo che qualcosa sparisca. Ok, non lo verremo a sapere. Però fidatevi che se lo vediamo apparire a casa ci rendiamo conto che non ha funzionato. Io non vorrei che creando un legame ci seguisse. Fidati che non c'è bisogno di creare un legame secondo per farci seguire. No, comunque, Tanto ci segue comunque se vuole. Quindi non c'è proprio pericolo. È abbastanza brutto e pericoloso. Quindi è molto veloce. Quindi spero proprio che non ci segua.